Ciao ragazzi e ragazze, ho appena finito una telefonata con una persona che ho incontrato su LinkedIn e ho una sola riflessione da fare, che ho fatto anche con lei. Ma quando le aziende cercano qualcuno che si occupi del digitale, spesso cercano un social media manager, almeno così lo chiamano, ma che deve avere 50.000 skill diverse e magari non è neanche davvero un social media manager. In generale si cercano delle figure che siano troppo skillate, abbiano troppe skill, troppe competenze, non tanto per una questione di stipendio, che quella poi andrebbe analizzata a parte, quanto più per oggettivamente la possibilità di trovare queste figure, di avere tutte quelle skill dentro di noi. Mi sono messa apposta la maglietta di Wonder Woman perché a volte l'esposizione forte a cui io ormai sono abituata, ma che riguarda anche molti altri creator del web, fa percepire che ad esempio noi siamo vicini a queste cose e ci viene detto vorrei che anche i miei fossero capaci a... Ma i tuoi sono capaci, il problema è che quello che magari non si vede dietro a ciò che raccontiamo è a quello in cui siamo specializzati, come possono essere le mie passioni, i miei settori di riferimento. Allora dobbiamo saper fare anche il resto. Io ad esempio non so usare Photoshop, sono negata su tantissimi aspetti, soprattutto della grafica, e quindi sicuramente sono molto lontana dall'essere il Wonder Woman dei social. Mi chiedo, come si può pensare che qualcuno che magari ha anche molta meno esperienza, che magari ha appena finito l'università o semplicemente è molto giovane, possa rispondere a questi identikit? Il social media manager è un redattore, il social media manager è forse semmai un editore, qualcuno che fa lavoro di redazione, che si occupa dei contenuti, ma che non necessariamente li crea e non è obbligato a crearli, non è dentro la filosofia e il concetto, il job title, direbbero quelli bravi, del social media manager. Quindi, non lo so, faccio una riflessione su questo e vi chiedo, secondo voi, come possiamo cercare di cambiare questo? Serve forse cambiare il fatto che quando uno lavora nel digitale non è vero che è facile, quindi non è detto che vada pagato poco e quindi pagando poco non posso avere tutte le skill in un unico vasetto? Fatemi sapere cosa ne pensate. Stop whining.